Ma ci aspetta per condannarci all'amore, al perdono, alla misericordia. Ma c'è un insegnamento. Molte volte anche noi diventiamo giudici degli altri. È un atteggiamento, mi veniva una parola, è uno sport che si pratica molto nella società civile, la condanna degli innocenti. Quante persone soffrono perché vengono accusate ingiustamente e la loro vita è distrutta. Ma poi ci sono, ho detto, è uno sport diffuso anche tra di noi, quello a volte con cui pronunziamo giudizi sugli altri. Dimentichi che ogni volta che la miseria del peccato ci prende, andiamo da Lui, dal Signore, e non ci ha mai chiesto, non ci ha mai condannati, secondo quella che sarebbe la logica. Il peccatore è condannato. La logica di Dio, che deve diventare anche la nostra logica, perché siamo degli esseri continuamente perdonati. E il perdono e la misericordia non sta a noi giudicare. L'unico vero giudice che non sbaglia mai e che ha il potere di perdonare anche quando c'è la condanna e noi ne siamo protagonisti è il Signore. Impariamo da Lui e chiudiamo le nostre labbra e il nostro cuore a facili e sommari giudizi verso i nostri fratelli.